Sogno di fare l'avvocato. Rossi Doria, quanti sogni avrà raccolto da insegnante nei tanti contesti che ha conosciuto con i bambini? Un'impresa sociale deriva dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, finanziato con una legge del Parlamento che dà di fatto un credito d'imposta alle fondazioni di origine bancaria italiana. Così, con una collaborazione fra pubblico e privato, riuscite a mettere in campo delle iniziative di contrasto a tutto questo. Avete preparato un bando che si chiama Vicini di Scuola. Di cosa si tratta? Si tratta, come tutta la nostra attività, di una proposta sperimentale per creare prototipi che poi il decisore pubblico possa aumentare, nel senso di diffondere dopo una documentazione e valutazione di impatto adeguata, perché noi valutiamo rigorosamente tutte le esperienze. È un bando piccolo, perché in tutto sono 10 milioni di euro, rispetto per esempio ai tanti soldi del PNRR, diciamo appunto un carattere sperimentale. Si concentra sulla scuola di base, quindi dai 6 ai 13 anni, e propone di far diventare una scuola oggi segregata, diciamo, o in situazione come quella che stiamo descrivendo, una scuola attrattiva, quindi con una grande ambizione, o almeno di fare i primi passi in 3 anni di tempo, 4 anni di tempo, in questa direzione. Ci basiamo su esperienze che per fortuna ci sono state, penso al quartiere Esquilino di Roma, alla scuola di Donato, all'istituto comprensivo Cadorna di Milano, ad alcune esperienze nei quartieri Zisa e Danisini di Palermo, come in altri luoghi di Palermo, di Napoli, al sesto municipio di Milano, il quartiere Giambellino, che ha iniziato a fare un lavoro straordinario su questo. Quindi noi abbiamo tenuto conto delle esperienze migliori, le cosiddette buone pratiche, e proponiamo un intervento olisticamente inteso a 360 gradi, per cui quella scuola non solo non faccia fuggire, diciamo, le persone, ma faccia quello che un poco propone utilmente, a mio parere molto bene, il direttore dell'UNAR, cioè di essere attrattore, perché anche le famiglie protette, benestanti, devono capire che nel mondo odierno stare con altri diversi è molto importante. Bisogna fare quello che ci suggerisce la mamma peruviana, cioè una grande accoglienza, una grande differenziazione di proposta educativa in termini comunitari, che unisca sport, teatro e tutto, ma anche contemporaneamente un'enorme nuova attenzione anche per piccoli gruppi al consolidamento del sapere cosiddetto formale, quello che sta nelle indicazioni nazionali, per cui non ci sia più quel fatto che scrive male o non sa la matematica in terza o in quarta elementare. Un'alleanza tra le famiglie, la società civile, la scuola, perché lo dicevamo, è importante investire nel capitale umano. Un paese che non lo fa è un paese destinato a restare indietro. Quanto investe l'Italia sulla scuola? Noi investiamo tanto, ma non abbiamo recuperato ancora i tagli lineari del 2006. Stiamo un po' aumentando, ma stiamo aumentando con fondi straordinari, il PNRR, i fondi europei, in via compensativa all'ordinario che non cresce. E soprattutto diamo fondi a pioggia, diamo male i fondi mirati. Se i fondi si dessero in maniera mirata, attenta, un po' come le sperimentazioni che facciamo noi con i bambini, che comunque seguiamo 420 partenariati, ecco che, diciamo, si possono ottimizzare le risorse, ma ci vuole anche un aumento di queste risorse, ripeto, nel bilancio ordinario. Lucarellis citava il PNRR, Marco Rossi Doria, chiudiamo con una speranza, può arrivare da questo? Anche lei ha raccolto molte buone prassi. Allora sì, abbiamo raccolto molte buone prassi, alcune le